Eccoci qua, con me stasera ci sono Milly Carlucci, benvenuta. Ciao, buonasera. Molto felice di averti qui con noi. Paolo Mieli, bentornato. Salve. E Roberto Poletti. Ben ritrovato. Allora, tra poco parliamo di tutto quello che bolle in pentola, certo. Perché noi poi vogliamo anche un po' sorridere, è una vita molto complicata sorridere. In questo momento, quindi tu ci farai anche sognare. Sì. E la domanda è una sola, chi canta dietro la maschera? Ma l'alleggerimento, il momento di risata... Nei periodi difficili è proprio la valvola di sfogo, perché non puoi essere sempre compresso dai problemi, sennò vai in depressione, hai bisogno a un certo punto, no? Anche di essere un po' sciocco, noi saremo così, non sciocchi, dopo leggeri, vedremo, leggeri. Però Milly, io sai che facendo il giornalista voglio sapere qualcosa, quindi cercherò di stanarti su una delle maschere. Intanto però adesso vi devo dire che a complicare la situazione c'è anche l'Europa, che ha individuato in 4 regioni italiane, che sono Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano, una zona rosso scuro, che vuol dire insomma una alta incidenza del virus. Tutto questo mentre c'è un nuovo, diciamo così, chiamiamolo confronto, molto di più, tra gli esperti, tra chi dice che servirebbe un immediato lockdown e chi invece dice gli ospedali, ad esempio il caso di Zangrillo, non sono così congestionati. Simona Giampaoli. Lockdown generale oppure no? Il dilemma che divide gli esperti torna puntuale alla scoperta di ogni variante di un virus che finora ha contagiato quasi 100 milioni di persone nel mondo. Se ne discute, creando anche un senso di smarrimento in una situazione a dir poco complessa. Ci sono gli intoppi per le forniture dei vaccini, lo slittamento del piano di immunizzazione degli over 80 e la variante brasiliana che ormai in Italia fa paura. Per il consulente del ministro della salute Walter Ricciardi le zone non bastano, serve un lockdown vero di 3-4 settimane. Sulla stessa linea Nino Cartabellotta e l'infettivologo Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, che auspica di mantenere misure restrittive. Fanno eco le parole del virologo Andrea Crisanti. Se i casi di variante brasiliana aumentano, ha detto, e se si conferma una minore protezione del vaccino, la soluzione è il lockdown. Posizioni anche contrastanti sulla base di analisi scientifiche, sull'osservazione della curva giornaliera dei contagi, dei morti e dei guariti. Inutile il lockdown generale per il direttore delle malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, e per Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano i colori hanno fallito. Al sistema di chiusure alternate nel tempo contrappone la responsabilità individuale e le cure corrette. Buonasera professor Pregliasco da Milano. Allora, siamo alle solite, mi verrebbe da dire, perché è chiaro che uno legge il giornale la mattina e si ritrova, ecco, delle versioni non proprio, diciamo così, abbastanza distoniche. Ecco, lei dice con i colori non riusciamo a controllare la malattia, riusciamo a mitigarla, ma quindi davvero dovremmo chiudere tutto di nuovo? Impensabile. Ma allora, i colleghi hanno ragione. Tutti vediamo però gli aspetti di praticabilità. È chiaro che un lockdown duro, lungo e pesante dal punto di vista sanitario sarebbe auspicabile. È chiaro che stiamo già vedendo che questa tipologia di lockdown attuale, mitigato, crea problemi, crea disagio sociale, direi ribellione sociale. Quindi credo che quello però, professore, che figuriamoci Italia... un lockdown totale, se c'è adesso disagio e crisi esatto, di alcune categorie, se si chiude tutto non c'è più neanche l'asporto. È questo sicuramente la fattibilità e la scelta politica impopolare non credo che possa essere attuata. Io credo che valga la pena quindi mantenere, stringere ancora un po' i denti, continuare con attenzione questo periodo nella speranza che davvero la vaccinazione possa partire con dosi sufficienti e grande voglia di vaccinarsi degli italiani, perché di fatto la vedo come unica soluzione per l'economia, oltre che per la salute e gli effetti negativi di questo virus. Quindi io credo che non ci sia alternativa che continuare però con un meccanismo più o meno mitigato, con attenzione, affinando gli aspetti, diciamo, di classificazione che spesso hanno in diverse occasioni fatto agitare un po' del territorio, i presidenti regionali rispetto a classificazioni. Ma non esiste un manuale, si sta affinando questo sistema che tutto sommato appunto dei risultati l'ha ottenuto, perché bisogna dirlo agli italiani. Tutte le persone che hanno sofferto, infastidite o comunque che hanno problemi, comunque un risultato lo abbiamo, perché siamo riusciti a chiudere dei rubinetti, dei contatti, come ho detto in altre occasioni, cioè a mitigare la diffusione, a mantenerla bassa e convivere in modo un po' più decente con una malattia che, se lasciata a sé, potrebbe determinare effetti, e li abbiamo visto, pesanti.
Beh, c'è anche da dire, Alberto, se mi permette, agli italiani stiamo dicendo tutto e il contrario di tutto. Qual è l'effetto di queste dichiarazioni, a seconda, come dicevi tu, di come le leggi e dove le leggi dicono una cosa oppure un'altra? L'effetto di queste dichiarazioni è di deprimere il paese. L'Italia è un paese forte, l'Italia è un paese che ce la fa, che sa che uscirà da quest'incubo. Certo, se ci lasciassero un po' tranquilli, parlassero con una voce unica e soprattutto non ci deprimessero, perché conta tanto anche l'aspetto emotivo, lascia stare quello sanitario. I nostri imprenditori hanno la forza per risorgere, ce l'hanno quella forza, però non devono essere martellati continuamente da tutte queste dichiarazioni. Permettimi. È chiaro che da una parte ci vengono fornite ogni giorno le istruzioni per l'uso, cosa dobbiamo fare, quindi quello è molto corretto. Scusami, però se ti interrompo, degli allarmi... se tu ti svegli in un paese dove credevi di essere in buone mani e trovi tante dichiarazioni contrastanti, vai un attimino in confusione, sì, con il lavoro che fai, no, però immaginati... Del ritardo dei vaccini, voglio sentire Paolo Mieli su questo, poi so che tu sei anche molto attento, ti ho visto con delle precauzioni di grande sicurezza. Estreme, anche nei comportamenti privati. Allora, dalle cose che ho ascoltato mi vengono due suggestioni. Uno, Ricciardi non è una persona qualsiasi, certo, è il consulente del Ministro di Sanità. Allora fa un po' impressione sentire che il consulente principe, il Ministro della Sanità, chiede le misure più radicali di tutti gli altri e poi il Ministro della Sanità invece non dice una parola. Secondo me questo aspetto andrebbe chiarito, perché se uno parla è come se il Ministero della Sanità si parasse per tutte e due le cose. Da una parte venisse incontro a Poletti, dicesse come il Paese deve produrre, così, e dall'altra va incontro a Milly Carlucci, che è vigile come me. Sì, sì, no, io quindi, sono molto attenta. Esatto. Beh, Milly è stata eroica perché parlavo a casa un programma in condizioni, devo dire, molto molto difficili. Io c'ero, è stata un'impresa. Io però vorrei anche dire un fatto, che noi italiani ci siamo comportati bene fino adesso, perché guarda il disastro che è successo in Inghilterra, dove hanno cominciato tutti allegramente, niente mascherine, ancora oggi c'è chi le mette e chi no, noi siamo stati bravi, quindi questo va riconosciuto ad un popolo. Tra poco parleremo anche di questo e parleremo anche delle mascherine. Beh, ma però ci sono paesi più bravi di noi, per esempio Israele sta diventando un modello. Tra poco ci andiamo, perché lì c'è anche la campagna di immunizzazione che è molto avanti. Intanto però voglio portarvi in Francia, perché se noi discutiamo lì invece il terzo lockdown è davvero all'orizzonte. Alessandro Cassieri, si aspettano le comunicazioni di Macron, qual è l'orientamento? 3 settimane? Allora, la cosa interessante, perché ascoltando anche il dibattito quotidiano che c'è in Italia tra gli scienziati, tra i medici, tra gli esperti, verrebbe da dire che magari ci fosse il professor Pregliasco qui a Parigi, perché sarebbe la perfetta, come dire, il pontiere tra il mondo scientifico che reclama con insistenza un nuovo lockdown il più velocemente possibile e la politica e il presidente Macron, che proprio nelle ultime ore da questa mattina ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per riflettere, perché vuole aspettare di verificare qual è stato l'effetto del coprifuoco anticipato alle 6 del pomeriggio sull'intero territorio nazionale. Perché? Perché è emerso nelle ultime 24 ore che nei dipartimenti, nelle regioni in cui questo coprifuoco è entrato in vigore in maniera anticipata rispetto al resto del paese, ebbene, la diffusione del virus ha rallentato, mentre nel resto del paese continuava a crescere il numero dei contagi nelle ultime settimane. Nelle stesse settimane, laddove il coprifuoco alle 6 del pomeriggio era entrato in vigore, ha cominciato a decrescere. E allora, di fronte alla pressione del mondo scientifico che dice per uscire da questa morsa del Covid bisogna andare di nuovo a chiudere il più possibile, fermo restando che è la soluzione, diciamo così, radicale, dall'altra c'è la politica che deve fare i conti e con l'impatto economico, ma con la rilevanza sociale di una insostenibilità, di un'ulteriore prospettiva di clausura che, l'abbiamo visto in altri paesi, comincia a diventare difficile da controllare. Quindi rispetto a quello che ci dicevamo ieri, Alberto, Macron ha deciso di non parlare domani su questo argomento e lo farà probabilmente alla fine della settimana, perché vuole verificare l'impatto del coprifuoco anticipato, che in questo paese vige tra una cosa e l'altra, tra il lockdown e il coprifuoco, ormai dalla metà di ottobre. Quindi siamo già abbastanza stretti, diciamo. È stata la prima la Francia a mettere, mi ricordo quando ci ha raccontato il coprifuoco, ci sembrava una misura incredibile, poi è arrivato anche qui da noi. Qui da noi c'è anche un altro caso che voglio sottolineare ancora, è il caso di Bolzano. Come sapete,
zona rossa, ma nonostante questo lì si è scelto di andare avanti e di tenere tutto aperto, ancora per poco. Guardate. Rosso, anzi no, dovrebbe essere rosso scuro, secondo la mappatura dell'Unione Europea. Ecco, questo è il colore della provincia autonoma di Bolzano, il colore più brillante della scala Covid, con le misure più stringenti. Sempre ovunque, ma non qui, perché nella provincia più settentrionale del Trentino Alto Adige i provvedimenti in vigore sono da zona gialla, il rosso è solo sulla carta. Ma vedo giusta, perché è giusto che ci facciano lavorare, perché sono 10 mesi che non lavoriamo. Basta guardarsi intorno, farsi un giro, le immagini parlano da sole e raccontano che è tutto aperto. Negozi, bar e ristoranti operativi fino alle 6 di sera. È possibile andare a fare l'aperitivo, a cena. Non vale neanche il coprifuoco, perché i locali sono affollati anche dopo le 22. Anche la scuola è in presenza. Se non ci sono le risorse, allora meglio che le attività rimangano aperte. Le decisioni di Roma qui hanno un valore relativo. Dalla sede della giunta provinciale passa il concetto è casa nostra e le regole le stabiliamo noi, sbandierando numeri in calo. Cala l'RT e calano i pazienti in terapia intensiva. L'importante non è il colore, è che le statistiche funzionino. Se la statistica si dice che la situazione non peggiora, hanno fatto bene. Deborah Ergas in diretta. Tutto questo ancora per poco, perché notizia di oggi è che da domenica si chiude. Raccontaci. Esattamente così. Noi, Alberto, siamo qui a Bolzano già da qualche giorno e quella che vedete alle mie spalle è una galleria commerciale piena di negozi che sono frequentatissimi e c'è un grandissimo via vai di persone. Ma non solo, i negozi sono tutti aperti senza alcun limite, ma anche bar e ristoranti. Noi in queste sere abbiamo visto i locali non pienissimi, ma comunque con gente ai tavoli, senza limiti di orario. Anche ai bar per diverso tempo stazionano i clienti, consumano, ma tengono le mascherine abbassate anche quando non hanno terminato di consumare. Allora, e dunque sembrerebbe che da domenica 31 la pacchia finirà. Ecco, questa è Bolzano Diretta. Professor Pregliasco, lì dicono anche che i dati, l'RT è così elevato perché fanno tanti tamponi. È una, diciamo, visione della realtà? È vero che quanto più tamponi facciamo, tanto meglio è, perché individuiamo persone e non contagiano eventuali altri soggetti. Io dico che bisogna rifilare ulteriormente quelli che sono i parametri di questo lockdown a colori, come è stato visto anche per la Lombardia, ma io credo che sia importante mantenere una stringenza, perché abbiamo visto che sono le zone rosse quelle che hanno avuto maggiore efficacia. E sicuramente la zona gialla di per sé, vediamo anche nel Veneto che è rimasta un po' di tempo nell'ultimo periodo così gialla, che ha avuto poi un effetto pesante nella diffusione. Quindi davvero credo che appunto lì a Bolzano c'è questa voglia di lavorare, l'hanno detto anche i commercianti. Le persone intervistate, certo. E quindi c'è questa difficoltà nel fare delle scelte che sono impopolari, soprattutto sul livello del territorio. Però siamo sempre, stringere i denti. Siamo sempre lì, no Paolo? Tra, diciamo, le esigenze delle categorie, andare avanti, mantenere acceso il motore delle attività. E però, poi... diciamo, compatibilmente con la situazione che c'è nel resto d'Europa, secondo me in Italia è stato trovato un equilibrio giusto. So che chi come me vorrebbe cinema aperti, teatri aperti, musei aperti, vorrebbe che le attività produttive, però noi dobbiamo vedere un punto d'equilibrio, perché ti dico che fino al momento, non che in Italia sarà tutto finito, ma che in Europa e probabilmente in tutto l'Occidente, forse nel mondo sarà tutto finito, sarà sempre in agguato. In Cina recentemente hanno rimesso sotto lockdown 12 milioni di persone, vuol dire la Cina, hanno fatto un capodanno tutti senza mascherina, quindi andiamoci coi piedi di piombo, nel senso che è facile dire, venire in televisione e dire aprite tutto, dai, certo. Riprendete. Quello... Stiamo anche parlando di Bolzano, che ha la sua autonomia riconosciuta e che può decidere... Sì, però l'autonomia, sai, il virus non è che... No, assolutamente, però io sto parlando del livello politico e sto parlando di gente che non è lì a fare festa. Il salumaio, certo, il barista, certo. Non è lì a fare festa, è a portare il pane a casa in famiglia, a riempire il frigorifero, quindi quello io capisco, c'è comunque, anche durante il peggiore, scusa, non per darti la voce, ma anche durante il peggiore lockdown
il pane, il salame, queste cose c'erano comunque. Era l'unica cosa che era consentita. Il problema vero... Però il pane e il salame lo vendo al bar che fa qualche aperitivo, che non lo fa... Ma se per l'aperitivo... Se per l'aperitivo, però cioè, poi tu dopo puoi in qualche maniera mettere a rischio la tua salute e quella degli ci altri. Ci dobbiamo incollare queste mascherine addosso, veramente non togliercele. Tutte le abitudini come sanificare le mani, lavarsene in continuazione, questo deve essere fatto. Purtroppo dobbiamo dire la verità, che l'aperitivo ti devi togliere la mascherina. Togliere, e allora devi rimettere. Cioè bisogna... Sì, però quando tu lo togli e poi rimani a chiacchierare e poi sputi... E quello è pericoloso, è chiaro. Cioè, attenzione, non nel senso io adoro andare a prendere l'aperitivo, cioè andare tutto ma non si giorno. Può vivevo al bar fino anche perché adesso c'è, qui da noi per esempio c'è solo l'asporto, però a proposito di mascherine questo sta tornando un tema d'attualità perché per esempio in Germania adesso si parla di in qualche maniera rendere obbligatorie le mascherine FP2 sui mezzi pubblici ad esempio, quindi le mascherine ultraprotettive diventano in realtà quelle che dovremmo usare tutti, ma chiaramente queste mascherine hanno un costo maggiore rispetto a quelle chirurgiche e quindi c'è anche un tema di spesa. Cerchiamo di capire come sta andando con le mascherine, con Raffaella Longobardi, guardate. Ormai non se ne può più fare a meno, ma il mercato delle mascherine è diventato una vera e propria giungla. Quanto spende più o meno per le mascherine a settimana? 3,50 euro, sono pacchetti da 10. Non lo so, io esco poco e spendo poco. Mascherine chirurgiche, noi adesso le facciamo 40 centesimi a mascherina, mentre le FP2, una protezione maggiore, hanno prezzi più elevati. Io l'ho pagata 1 euro al banchetto. Ma è sicura? Questa a me rimane più comoda, l'altra... Intorno tra 1,50 euro e 2 euro sono le mascherine FFP2 che sono quelle che ci proteggono meglio. Noi arriviamo a 30 euro al mese, una cosa del genere, così adesso questa è mia moglie, è la cassa che gestisce la... Ah, non lo so, spende tutto mia moglie. Mio figlio che fa la quinta elementare, quelle che danno a scuola non vanno bene, quindi devo comprarle anche per lui. Due al giorno, quindi puoi immaginare 50 centesimi l'una. I prezzi sono tutti diversi. Andiamo cercando la farmacia dove magari costano un po' meno. Non si spende molto perché tutto sommato costano poco. C'è anche la mascherina fashion o dovete girare? No, noi giriamo con questa, sì, quelle di stoffa non sono consigliate, quindi... E allora il professor Ricciardi, citato prima da Paolo Mieli, dice che le mascherine protettive effettivamente sono le FP2 e per esempio dovrebbero essere utilizzate sui mezzi pubblici. La ratio qual è, professor Pregliasco? Chiaramente la chirurgica è un presidio certamente di sicurezza, ma nei luoghi affollati forse bisogna proteggersi di più. Sì, è sicuramente un'indicazione di buon senso, ma ritengo fondamentale mantenere, come dire, un'indicazione generale. Ecco. Usiamo sempre costantemente mascherine chirurgiche, quelle sono quelle giuste, le fashion, quelle in stoffa, salvo sistemi molto particolari ma che diventano costosi, sono, diciamo, a mio avviso da proscrivere. L'FFP2 costa e direi che può diventare un problema per la popolazione generale. Tutti usiamo. Non a caso il professor Crisanti dice che servirebbe un sussidio per esatto. L'utilizzo delle mascherine FP2, che come sappiamo poi insomma in alcuni, come abbiamo visto in realtà, sono effettivamente molto molto costose. Quella signora intervistata nel servizio che ha detto costano poco, probabilmente non ha marito e 3 figli e non le cambia ogni 4 ore come da prescrizione. Si arrivano abbiamo a spendere... rappresentato le opinioni, si no? Arriva... C'è no, la signora ma non ce l'ho con la signora, ce l'ho con il costo di questi dispositivi che se applicati correttamente incidono per 200-300 euro a famiglia media al mese. Il tassista che mi ha portato da Fiumicino a qui evidentemente non se la passava bene, un'altra categoria che non sta tanto bene, non se la passava bene, aveva una mascherina fatta in casa, chiaramente usata più volte... E si è fermato a fare la benzina durante il viaggio, perché viaggiano con quel filo di benzina che gli consente di portare i clienti. Questa è l'Italia, quello che sta diventando, dove la gente guarda l'euro, guarda i 2 euro e se non prendiamo provvedimenti sarà sempre peggio.
Adesso andiamo in un paese dove la realtà è differente in questo momento, Israele, che potrebbe essere il primo paese al mondo immune dal coronavirus, perché lì c'è stata una campagna di vaccinazione incredibile. Raffaele Genà ci racconta in diretta, 2 milioni al momento le persone vaccinate? No, dunque 2 milioni le persone vaccinate con le prime dosi sono 2 milioni e 700. Ecco. In tutto questa sera si raggiungerà l'obiettivo di 4 milioni di dosi, di cui, ti dicevo, 2.700 sono le prime dosi, il 29% della popolazione, e 1.250.000, cioè il 13%, hanno già avuto la seconda dose. Ecco. Raffaele, ti voglio far vedere quello che dice il professor Burioni, sì, che oggi in un tweet ha detto: la campagna di vaccinazione in Israele, abbiamo questo tweet, dà i frutti, i contagi sono in drastico calo, effettivamente si vede, c'è stato un picco e poi un calo che coincide con l'avvio della campagna vaccinale. Tu ti sei vaccinato, Raffaele, sì, perché ci eravamo lasciati l'ultima volta che dovevi avere la prima dose. No, no, io le ho già fatte entrambe, ecco, le ho già fatte entrambe le dosi, e volevo aggiungere una cosa su questo dato che ha dato Burioni. Oggi una delle quattro casse mutue che sono abilitate... Sono in lockdown? Vi chiede Paolo Mieli? Sì, siamo in lockdown. Esatto. Ma che tipo di lockdown totale? Siamo in lockdown. È un lockdown totale, ma non assimilabile a quello della prima fase. Però qui sono chiusi i negozi, gli uffici, i bar, i ristoranti, le scuole sono per la maggior parte chiuse, sono aperte solo la parte delle elementari. E però da domenica sono iniziate le vaccinazioni. Da quanto tempo è così? Praticamente da quando è iniziato il lockdown. Cioè il lockdown è iniziato oltre 2 settimane e mezzo fa. Quindi vedi, nel momento di apice c'è la vaccinazione, c'è il lockdown. È meglio abbattere, fare un mettere in sicuro anche la campagna vaccinale. Allora, abbiamo i dati di oggi. Ascolta, dimmi Raffaele. Volevo dirti una cosa, Alberto. A proposito di quei dati che citava prima citavi prima di Burioni, sì, nel suo tweet, una delle quattro casse mutue che sono abilitate alla somministrazione ha reso noti dei dati che sono dati statistici, non scientifici ancora, secondo cui secondo questo campione lo 0,02% delle persone che hanno che hanno avuto la seconda dose non hanno hanno contratto il virus, solo lo 0,02%, ecco, e il virus si è tra l'altro manifestato in maniera assolutamente contenuta e per nessuno è stato necessario ricovero in ospedale. Ecco, questo è Israele, grazie Raffaele Genà. I dati di oggi li vediamo insieme, i nuovi positivi sono 10.593, i tamponi sono più di 257.000, il numero dei morti fa sempre male documentarlo, sono tanti, 541, la percentuale tra tamponi effettuati e contagiati è del 4,12%. Allora Mili, io voglio sapere da te come si fa a fare una trasmissione, così come è stato Ballando con le Stelle, in queste condizioni. Lavorare anche per te, perché poi voglio dire, noi siamo forse un gruppo più grosso perché la trasmissione ha tanti protagonisti, ma è sempre questa la storia. Tanta, tanta prevenzione, le mascherine incollate alla faccia, tanti tamponi, tutte le regole igieniche, il numero delle persone presenti in contemporanea, cioè bisogna attenersi a tutte le regole, e poi comunque il problema c'è sempre in agguato, perché poi non è che noi viviamo qua dentro. Qui dentro noi ci atteniamo a tutte le regole e poi questa bolla viene infranta dal fatto che ognuno di noi esce, e lì è la responsabilità personale che poi è l'unica che conta sempre, no? Giusto, devi vivere qui dentro, questa è la morale. Però voglio farvi vedere quello che, perché adesso c'è il cantante mascherato, ne parliamo, certo, tra poco, però quello che tu sei riuscita a fare incredibilmente nel momento di massimo picco della seconda ondata, diciamo, quando tutto il virus si è riaffacciato, certo, lentamente, certo, ottobre, certo, via via, è stato Ballando con le Stelle. Guardate cos'è accaduto sul fronte del virus, perché effettivamente, insomma, è successo di tutto. Guardate, Rosanna Caccio.
sito. Il rispetto di tutte le norme di sicurezza tra le maestranze, la giuria e ovviamente il cast. L'ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata segnata dal rigore nel seguire attraverso tamponi continui lo screening dei suoi protagonisti, anche se alcuni di loro, come Samuel Peron, Daniele Scardina, Michael Fons e Dove Wilford, si sono dovuti fermare perché positivi al Covid. Come vedete, abbiamo delle regole di distanziamento sociale, per cui i nostri giurati, ecco, sono, si parlano sì, però se... attraverso il plexiglass. Yes, I know. Giurati distanziati e separati da pannelli di plexiglass, l'invenzione dell'interazione di un pubblico virtuale. Tutto questo nulla ha tolto al pathos della gara, incorniciando l'edizione 2020 come la più emozionante di sempre. Ecco, è importante ricordare due cose secondo me, che c'è tutta un'economia che ruota attorno a questo programma che è anche spettacolo, quindi persone che possono trovare la dignità di lavorare in un periodo che difficile. È fermo. Ecco, quindi è un messaggio importantissimo. Certo, certo. E l'altra cosa, prima si parlava del paese che viene depresso, qui invece si tira su di morale le persone che le possono dimenticare i problemi. Certo, perché siamo tutti a casa la sera e quindi quello che possiamo fare. Si sorride fare. E poi ti devo dire che guarda la situazione. Noi abbiamo avuto dei contagi ma da fuori. Samuel e Scardina, che sono stati contagiati subito, avevano purtroppo preso il virus durante l'estate. E al primo tampone erano risultati negativi, ma si stava solo sviluppando, quindi per dire... Allora, noi vogliamo qui sapere stasera chi canta dietro la maschera. Forse tu, mio caro. Ma sai che l'ho pensato anch'io. Ho detto, secondo me, dietro una di quelle maschere c'è Matano. Ma io ne ho quasi la certezza. Allora, io voglio dire questo. Roberto. Ognuno non fare di lo voi spoiler. Tre, ognuno di voi tre potrebbe essere un cantante mascherato, perché giustamente, se io ti domando, sei uno dei cantanti mascherati? No. Quella è la tua, tu mi dici no, sia che tu lo sia o sia che tu non lo sia. Ecco. Io direi subito di sì. Tu direi... Sì, no, io non resisterei. Io non direi resisteresti subito. Vabbè, è un'emozione. Scusa Paolo, tra Ballando con le Stelle e il cantante mascherato, cosa sceglieresti? Mille volte il cantante mascherato. Vedi. Ma il cantante mascherato è fantasia, l'altro... È follia, l'altro è proprio l'altro stare devi proprio ballare. Però anche cantare. Allora, vediamo le maschere di quest'anno. Sì, vediamo, eccole. Guardate, chi c'è dietro la maschera? La prima maschera che abbiamo scelto è stata quella del lupo. Ah, la giraffa, che eleganza, che nobiltà! E abbiamo creato l'orsetto. È dolce, è tenero. La nostra tigre è una tigre azzurra, guerriera, ma anche spirituale e grintosa. La pecorella è dolce e tenera, oppure è una leonessa? Ma questo gatto non è un micetto, è un gatto libero, guascone, furbo. Il pappagallo, in particolare questo pappagallo si chiama Ara Rossa. Io ho pensato alla farfalla che è piena di riflessi e di sensualità. Il personaggio dell'alieno non l'abbiamo scelto noi, è lui che ci ha scelto. Hanno interpretato oltre 120 tra film e fiction. Preso parte a più di 100 programmi televisivi. Hanno venduto 130 milioni di dischi. E hanno vinto un festival di Sanremo. O forse non solo uno. Chi canta dietro la maschera? Allora, avete qualche idea? Io sì. 100 ore di programmi televisivi. Sì. Matano, la tigre, no, quella vedi, blu. Vedi. No, ci sono altri nomi, inizio. Altri nomi che si fanno. I ragazzi mi dicevano stamattina, no, si parla per esempio di Belen, potrebbe essere un nome, giusto? Così i social hanno detto questi nomi, ma tanti perché poi... sei diventato rosso, scusa? No, perché guardavo, sai che gli autori sanno sempre delle cose, leggono tutti questi non dovevo nomi, dirlo? Non ho il tempo. Non dovevo dirlo. Poi c'è un riflesso della telecamera. Io so, uno sono quasi sicuro, il Presidente del Consiglio, se lascia l'incarico, verrà sicuramente a fare il cantante mascherato. E comunque la maschera è una grande perché... libertà. Ma sì, poi ha voglia di liberarsi. No, ma non ce la fa per venerdì perché ci sono le prove e sono programmi
programmi. No, 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 ma quelli di Milli sono programmi che devi studiare che lui, tantissimo. Ma di notte magari, chi lo ma sa. Ma poi c'è, no? Casalino che lo istruisce in 5 minuti, secondo me, guardate. Intanto c'è una sorpresa, tu fai sempre le sorprese, una sorpresa per te, perché sappiamo che quest'anno la giuria è un po' cambiata. Certo. E c'è un messaggio per te da una nostra amica che torna in TV e siamo tutti molto felici. Eccola qua, Caterina Balivo. Ciao Milli, non immagini quanto io sia felice di tornare in TV con te, con il tuo cantante mascherato. Già ti dico, con mio figlio, con Guido Alberto, già ci siamo messi al lavoro per scoprire chi c'è sotto la maschera. Quindi davvero sono felicissima di divertirmi con te venerdì sera su Rai 1 in prima serata. Quindi grazie, fammi ringraziare tutte le persone che in questi mesi mi dicevano quando torno in TV, quando torno in TV. Ecco, torno venerdì sera con il cantante mascherato in giuria con la signora Milli Carlucci. Ci vediamo venerdì sera. Ciao Milli, ciao Alberto. Ciao Caterina, come sono contenta, no? Sì, sono proprio contenta di questo ritorno. E poi la giuria, c'è Costantino Della Gherardesca, c'è Patti Pravo, c'è Francesco Facchinetti, c'è Flavio Insino, insomma ci divertiremo. Beh, una giuria molto assurda. Poi avremo 30 investigatori. È un ispettore, e questa è una notizia, perché non lo sapeva ancora nessuno. C'è un commissario capo che sarà Simone Di Pasquale e un ispettore di polizia che sarà Sara Di Vaira, ecco, a guidare l'indagine dei 30 investigatori. Per capire chi c'è dietro la maschera. Adesso voglio sapere se il nostro ospite che è in diretta con noi potrebbe magari un giorno decidere di andare a cantare dietro una maschera. Lino Guanciale, intanto complimenti per questo grande successo. Di ieri, il 24,8%, devo dire un grandissimo successo del commissario Ricciardi. Allora, sei contento? E chi lo sa Alberto, qua il gioco è che non si può dire né sì né no, se no... Però, vedi, Milli non si sbilancia. No, non mi sbilancio, perché chi lo può dire? Lui, avendo una fiction di così grande successo, sarebbe l'alibi perfetto per essere anche dentro al mascherato, certo, no? Che ne sai? Che ne sai? Intanto, Lino, parliamo di questo successo di ieri, questo commissario che è stato subito molto amato dal pubblico, no? Siamo nella Napoli degli anni 30. Che cosa... raccontaci di questo personaggio. Ma è un personaggio in un certo senso paradossale, nel senso che è impossibile non innamorarsi di questa figura che a prima vista sembra molto distante da tutti. In realtà poi quello che traspare, evidentemente, insomma, se abbiamo cominciato bene, perché questo qualcosa è arrivato al pubblico, è estremamente empatico, è estremamente, come dire, appassionato, innamorato dell'umanità, alla quale in qualche modo ha dedicato la sua esistenza, molto turbata da un dono decisamente particolare. Poi c'è questa Tata, che secondo me anche lì, no, è un personaggio molto amato, che lo accudisce, si chiama Rosa. Sì, Tata Rosa, che è interpretata da Nunzia Schiano, meravigliosa. Posso dire che sia stata in qualche modo anche la tata mia durante le riprese, perché giravamo in condizioni sempre complicate, insomma, è stata una lavorazione bellissima, appassionante, ma anche faticosa. E beh, perché noi non immaginiamo cosa significhi girare su un set, come fare un programma televisivo, con tutte le precauzioni, le misure, il distanziamento, insomma, e anche noi i tamponi continui, insomma, chiaramente fare un film in un momento così è quattro volte più complicato. Sì, ma fa anche 3-4 volte più piacere, perché è evidente che sui set si è riuscito a comporre un protocollo di sicurezza molto efficace. E noi attori facciamo almeno ormai 2 tamponi alla settimana, tutta la troupe, il cast tecnico è sottoposto a controlli che conoscete, insomma, certo, molto simili a quelli che si fanno anche presso i programmi televisivi. Si può dire che il luogo di lavoro sia un luogo sicuro. È un modello che mi auguro possa essere imitato anche in altri contesti. Ma è stato girato adesso questo? In tempo di Covid? È stato girato in tempo di Covid, vero Luciardi? È stato girato in parte in tempo di Covid, perché era rimasta fuori una tranche di riprese da dislocare in primavera 2020, che poi è slittata all'estate 2020, ed è stato uno fra i primi set a ripartire con il protocollo di sicurezza in atto. Allora Lino, diamo l'appuntamento alla prossima attesa puntata del commissario Ricciardi, dallo tu.
Beh, l'appuntamento è per lunedì prossimo, 21:25 su Rai 1, con il commissario Ricciardi, seconda puntata. E grazie a tutte le amiche e gli amici di La Vita in Diretta. Grazie Alberto, grazie a voi tutti. Grazie Nino Guanciale, un abbraccio, ci fermiamo e torniamo qui tra poco. Questa breve pausa abbiamo tentato di avere qualche dettaglio da Milly, invece assolutamente il riserbo assoluto. Totale, anche perché io potrei avere parte del cast qui, ma non lo potrei mai dire, quindi... Possiamo dire se sono tutti cantanti professionisti o c'è no, qualcuno? No. Sì, no. Tutto il mondo dell'intrattenimento e oltre, ma scoprirete dei talenti, non solo di chi sa cantare e canta in maniera diversa, ma di chi non è sospettabile come cantante. Senti, Milly, un'ultima curiosità, perché a Ballando con le Stelle tu ci hai regalato anche dei look ogni sera, erano dei look insomma un po' ispirati, no, a dei grandi personaggi. Per il cantante mascherato? Per il cantante mascherato Federica Boldrini, che è la costumista, ha pensato ad un omaggio a Pierre Cardin, che è morto quest'anno, e quindi avrò delle spalle aliene. Ah, ecco. Hai visto Pierre Cardin come le faceva negli anni 70? Le spalle aliene che fanno così? Ecco, quello avrò io. Che tra l'altro italianissimo. Italianissimo, proprio. Allora, ci vediamo venerdì sera con il cantante mascherato, non vediamo l'ora di scoprire chi sarà la prima, c'è già un'eliminazione. Un'eliminazione già venerdì sera, certo. Allora, grazie Milly. Grazie a voi. Bocca al lupo per la squadra straordinaria che lavora con te e a te. Grazie Paolo Mieli, grazie Roberto Poletti. Arrivederci. E noi ci vediamo. Quindi vuol dire che non vieni più, beh, al cantante mascherato. Chi lo può dire? Tu venerdì ci sei. Certo, io sono qui venerdì. Tanto comincia alle 9:25, perché lui potrebbe essere qui e poi andare di là. Staremo a vedere intanto la certezza, se volete, che siamo qui domani attorno alle 5 con La Vita in Diretta. Grazie a tutti.